Allora, ce la facciamo questa reaction. Bentornati anche oggi sul mio canale. E oggi per questa reaction dedicata al Sanremo Giovani 2025, alla prima serata di ieri, che era il 12 di novembre. E praticamente i sei artisti giovani che si sono presentati al Sanremo Giovani di ieri. Vogliamo fare questa reaction perché mi sembra giusto, insomma, parlarne. Assolutamente sì. Intanto iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella. Plim! Ma prima di iniziare questa reaction, una menzione speciale. Assolutamente menzione speciale per Cattelan, perché come sempre io trovo che sia bravissimo, è assolutamente il migliore fra i giovani nuovi presentatori, e anche perché poi c'è lui e basta, insomma, praticamente perché non ne ricordo altri di giovani. Comunque lui è bravissimo, complimenti. Adesso ci ascoltiamo i sei artisti che hanno partecipato ieri sera al Sanremo Giovani 2025. Lascia stare, prendo un taxi. Siamo i resti della sera. Ancora, ancora. Standing ovation. Bene, bene. Tu vuoi, sono qui. Allora, diciamo che ieri sera le bocciature e le promozioni non mi sono piaciute come sempre, perché invece di fare gara fra di loro, in realtà hanno fatto sfide. E non mi piace questo modo di scegliere nuove proposte, perché anche se magari andava a finire della stessa maniera, era già diverso se concorrevano tutti contro tutti, come dovrebbe essere, a mio parere, una gara per arrivare al Festival di Sanremo. Poi ci avevate promesso che i giurati non sarebbero stati in video e invece ce l'avete messi, e non mi piace neanche questo modo di fare tanti discorsi, insomma, a mio parere le giurie sarebbero belle che non si vedano neanche, specialmente se poi si deve fare un'uscita veramente infelice come è stata quella fatta dalla Stoccolma nei confronti di Miu. Io credo che queste domande non andrebbero fatte, io credo, poi è un mio pensiero personale. Ma voglio anche lasciarvi una frase che io ho scritto ieri mentre guardavo questa mini trasmissione velocissima in seconda serata su Rai 2, aperta fra l'altro da Carlo Conti, e nel sentire le canzoni e nel vedere chi è stato promosso mi è venuta una frase. La frase è questa: ha vinto ciò che è artisticamente giusto. E adesso parliamo di loro. Synergy. Allora, queste due ragazze che ci hanno fatto tornare indietro nel tempo, è vero, perché hanno riportato un po' di musica hip hop cantata in maniera molto R&B, insomma, è un modo di fare musica che andava tanto di moda all'inizio degli anni 2000. E c'erano stati anche esponenti simili a Sanremo che avevano fatto cose come questa, e dopo tanto tempo risentirle è stato molto emozionante. Loro leggermente confusionarie nel cantare a due, e però con due voci molto belle, veramente molto belle. La canzone era proprio datata anni 2000 e forse è stato questo il motivo per cui non sono andate oltre a questa selezione. Il Tancredi, cosa posso dire? L'ho sentito in forma migliore, specialmente quando ha fatto dei pezzi Eurodance. L'ho trovato molto 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 giusto, lì era veramente molto giusto. Come sapete, lui ha già fatto Amici, ha già cantato in duetto con Donatella Rettore. La canzone Standing Ovation però non è proprio la più riuscita, secondo me, perché ha fatto cose molto molto più belle e interessanti di questa, e l'ho trovata molto leggera, un po' troppo forzatamente radiofonica. Non mi è piaciuto moltissimo, nonostante che tutta la sua giovane carriera mi sia piaciuta in generale. Allora, riguardo a Miu, che sarebbe la fuggitiva di Amici, come ricorderete, è una ragazza molto affascinante. Aveva un pezzo arrangiato bellissimo. Mi sono piaciuti anche gli stop, mi sono piaciute tutte queste cose che sono state messe anche come suoni. Molto bella la canzone, arrangiata veramente bellissima. Come
curiosissimo anche il fatto, e questo l'ho scoperto solo ieri sera, che Mew in realtà non è altro che un personaggio di Pokémon, il calamitante. Speriamo che sia di buon auspicio per la Mew. La canzone Oh My God l'ho promossa anch'io assolutamente, e trovo che sia stata probabilmente la migliore di ieri sera, veramente molto brava, molto preparata, mi è piaciuta tantissimo, secondo me a Sanremo ci va. E poi Sidi, la canzone Tutte le volte. Allora, il pezzo è datatissimo, secondo me porta una neomelodica all'italiana, no? Anche se moderna, ma davvero, davvero di altri tempi, secondo me è un pezzo non proprio attualissimo, non era arrangiato neanche tanto bene. Allora, io quello che ho sentito in lui, nonostante le sue esperienze, perché come sapete ha fatto da corista anche per Mahmood, l'ho trovato poco preparato nel cantare in italiano, nel senso che cantare in italiano, come sanno bene coloro che cantano in italiano, è forse la lingua più difficile da cantare. Infatti tante volte accade che una cantante che non si conosce cambia tanto e la apprezziamo di più in lingua inglese, ad esempio, che non in lingua italiana talvolta. L'ho scoperto ascoltando tante nuove proposte in questo periodo e rendendomi conto che è molto più facile, no, cantare in inglese, se l'inglese si ha padronanza chiaramente della lingua, rispetto a cantare in italiano, proprio per un discorso di vocali, per un discorso di soffermarsi sulle vocali. L'italiano è molto difficile per questo e bisogna essere preparati tecnicamente per cantare in italiano. Ecco, Sidi non era preparato a mio parere per cantare in italiano, nonostante che sia la sua lingua, perché lui, come sapete, nonostante le origini che non sono italiane, è in Italia da quando aveva 6 mesi, sì, perciò è proprio italiano, ma nonostante questo c'è proprio una difficoltà nella fonetica cantando che lo ha impedito molto, e il pezzo melodico lo ha ancora più evidenziato questo problema, secondo me. Devo dire che a mio parere non era ancora pronto. Angie cantava Scorpione. Allora, lei ha fatto, quando era piccolina, Ti lascio una canzone, poi ha fatto anche The Voice, perciò la televisione c'è andata più volte. E la canzone era molto particolare, secondo me dal vivo dovrei riascoltarla meglio su disco, o comunque registrata, anche se il disco non c'è, perché dal vivo, essendoci tante sovrapposizioni, ci sono tante cose che lei ha dovuto saltare, no? E ha dovuto farsi aiutare da voci preregistrate per realizzare questo pezzo, che è talmente compresso che dal vivo lo si canta male. Lei era imprigionata, ecco, in questo pezzo, nonostante la canzone lo trovassi molto curiosa, pimpante, briosa, frizzantina. Era una canzoncina molto piccola, però veramente energica. Io una chance in più l'avrei data, sinceramente, se non ci fossero state le sfide a coppia. Probabilmente, forse, una possibilità in più Angie l'avrebbe avuta per passare, secondo me. Ma facendo le sfide a due, come sempre succede che alla fine vince quello che ha portato la cosa più giusta, perché rispetto agli altri era più navigato. Non so se avete notato che le accoppiate erano state fatte molto bene, cioè il cantante sconosciuto del tutto contro il cantante che aveva già avuto esperienze. Insomma, ti piace vincere facile? Assolutamente. Secondo me, se gareggiavano tutti insieme, Angie aveva una possibilità in più. Mazzariello. Allora, Mazzariello, quando io ho ascoltato tutti e 24, è quello che io ho assolutamente detto che è il mio preferito, ma non in questo pezzo. Amarsi per lavoro è una canzone scontatissima, dal ritornello usuale
forse più carine le strofe, ecco, di questa canzone, ma il ritornello poi sfocia in una banalità immensa e non me l'aspettavo, perché io ho ascoltato tante canzoni di Mazzariello, sono sempre state giustissime, cioè sono riuscite sempre. Questa è la meno riuscita di tutte a mio parere, perché ha questa negna nel ritornello proprio solita, noiosissima, che è vero, sarà orecchiabile, no? Però è noioso, cioè è sempre lo stesso giro ascoltato da tanti altri cantanti e quindi l'ho trovato molto solito, ecco, usuale. Mi è dispiaciuto perché lui ha fatto cose molto più originali di questa e quindi io inviterei voi, se siete curiosi, ad ascoltare altri pezzi, perché lui è molto bravo in altri pezzi. Mi auguro che a Sanremo, se ci arriverà, abbia un pezzo come quelli che ha fatto in passato, perché questo non era proprio bello, ecco, secondo me. Quindi a essere promossi davvero dalla giuria di Sanremo Giovani 2025 sono stati Tancredi, Miu e Mazzariello. Ma adesso io voglio dirvi anche cosa sarebbe accaduto se a votare fossi stato io. Per me sarebbe passata Miu, Mazzariello e Angie. La prossima settimana faremo di nuovo l'altra reaction dedicata ad altri sei. La giuria, secondo me, è troppo anziana. Della mia impressione, con tutto l'affetto, oltretutto, a parte la Stoccolma che ha fatto un'uscita sbagliatissima, era anche una giuria molto educata, perciò non era assolutamente aggressiva e ha accompagnato alla porta in maniera molto gentile anche coloro che purtroppo saremo non ci andranno. E questo bellissimo, finalmente mi fa molto piacere vedere tanta educazione e anche tanto rispetto nei confronti di ragazzi che magari sono ancora inesperti, ma non per questo devono essere trattati male, insomma. Avrei preferito però una giuria più giovane, di persone più giovani, di artisti più giovani, e quindi una giuria che non andasse oltre i 22 anni d'età. Secondo me la giuria al Sanremo Giovani 2025 è troppo attempata e quindi credo che non possa essere del tutto all'altezza per scegliere davvero la musica nuova del Festival di Sanremo. E con questo io vi saluto e vi ringrazio, sperando che l'abbiate seguito. Erano poche le persone che hanno seguito il Sanremo Giovani ieri sera, circa 500.000 persone, perciò credo che la reaction non avrà un grande successo, ma io mi sento di farla e di parlarne perché amo molto diffondere, come sapete, anche la nuova musica italiana. Sono sempre molto affezionato alle nuove proposte, ho sempre molto entusiasmo nell'ascoltare cose nuove, perché amo che la musica vada avanti. Talvolta non va avanti, talvolta si ferma lì, però nonostante questo mi piace sentire che cosa sta accadendo. Però quando parlavo di giuria, sarebbe preferibile averla più giovane, e vi dico anche il motivo, perché avendo una giuria tradizionale di persone un po' troppo adulte, si rischia che passi ciò che è giusto rispetto a ciò che è più bello o più interessante o più curioso, no? Ecco, se la giuria è solita, la musica che passerà sarà la solita. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale.